bastava, santo Dio, che non avessi tutti quegli impicci di pacchi, pacchetti, pacchettini. Guardi, due pacchetti, i nodini da sistemare, i nodini da sistemare alle dita, due pacchetti per ogni dito. Doveva essere bello. Sì. Sa bello. Che... sa che avrei fatto io? Sì. Li avrei lasciati sulla vettura. E le mie figliole? E le loro amiche? Strillare, mi ci sarei spassato un mondo. Evidentemente lei non sa come diventiamo noi donne quando andiamo in villeggiatura. Oh sì che lo so, è proprio perché lo so. Dite tutte che non avrete bisogno di nulla, Bastasse solo quello. Poi, quando si arriva al paesino qui dei dintorni, più lercio è, più sporco, più triste, e imbizzarriamo a riempirlo di tutte le nostre galanterie più vistose. Ma si sa, noi donne, il nostro mestiere, al marito... Potresti andare in città, caro? Potresti prendermi questo, prendermi quello, poi dato che sei lì, ti dispiacerebbe? Luti, caro, non ti dispiacerebbe. Non ti dispiacerebbe anche passare di là e prendere... Alla fine, dice, ma mia cara, come potrei fare a svolgerti tutte queste faccende in solo 2 ore? Già. Gli dico, ci vuole tanto, prendi una vettura. Alla fine ho lasciato mio marito a casa e sono venuta io in città a fare le commissioni. Solo che, dovendomi trattenere soltanto 2 ore, non ho preso le chiavi. Oh bella, e perciò? E perciò ho lasciato tutti quei pacchi e pacchetti alla stazione, al deposito bagagli, sono andata in trattoria per farmi passare la stizza, poi all'uscita sono andata al teatro. C'era un caldo da morire. All'uscita del teatro erano già le 12. Mi son detta, per 2 orette sole di sonno non vale la spesa. E allora sono venuta qui in questo caffè. Non chiude, vero? No, no, questo caffè non chiude. E così... E così ha lasciato tutto quel monte di pacchi in deposito alla stazione, Perché mi dice questo? Non ci stanno forse sicuri? Erano tutti ben legati? No, 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 non dico. Ben legati, Sì. Me lo immagino. Con quell'arte speciale che ci mettono i giovani di negozio nell'involtare la roba venduta. Che mani! Un bel foglio di carta doppia, rossa. Levigata, che è per se stesso un piacere guardarlo, così liscio che uno ci metterebbe la faccia per sentirne la fresca carezza. Lo stendono sul banco e poi, con garbo disinvolto, vi collocano sopra la stoffa lieve, ben piegata. Sollevano prima col dorso di una mano un lembo, poi da sopra vi abbassano l'altro e vi fanno anche così, con svelta grazia, una rimboccaturina, come un di più, per amore dell'arte. Piegano da un lato e dall'altro a triangolo e cacciano sotto le due punte e tirano una mano alla scatola dello spago e tirano quanto basta per legare l'involto e legano così rapidamente che lei non ha neanche tempo di ammirare la loro bravura, che già si vede recapitare il pacco col cappio pronto a introdurre il dito. Si vede che li ha guardati proprio con attenzione i giovani dei negozi. Io? Cara signora, giornate intere ci domando. Sono capace di stare un'ora a guardare il negozio attraverso la vetrina. Mi ci dimentico. Mi sembra d'essere, vorrei essere proprio quella stoffa di seta o quel bordatino o quel nastro rosso e celeste che le giovani di merceria, dopo averlo misurato sul metro, ha visto come fanno. Se lo passano a numero 8 tra il pollice e il mignolo della mano sinistra prima di incartarlo. Io guardo il cliente o la cliente che escono fuori dal negozio col pacco appeso al dito, in mano, sotto braccio,
e li seguo con gli occhi fino a che non li perdo di vista, immaginando. Ah, quante cose immagino, lei. Lei non può nemmeno farsene un'idea, sa? Non mi serve. Mi serve questo. Mi serve? Scusi, che cosa? Che cosa? Attaccarmi così, dico con l'immaginazione, alla vita degli altri. Come un rampicante intorno alle sbarre di una cancellata. Oh, non lasciarla mai, mai posare un momento l'immaginazione. Aderire, aderire con essa, continuamente, alla vita degli altri. Ma, sa, signora, non di quelli che conosco. Oh, no, in quella non potrei, ne provo un fastidio, se sapesse, una nausea. Alla vita degli estranei, così che la mia immaginazione possa lavorare liberamente. Ma non a capriccio, sa? No, 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 anzi. Tenendo conto delle minime apparenze scoperte in questo e in quello. E sapesse quanto e come lavoro. Fino a quanto riesco ad addentrarmi. Vedo la casa di questo, la casa di quest'altro. Ci vivo! Mi ci sento proprio fino ad avvertire. Sa quel particolare alito? Che come in ogni casa. Nella sua, nella mia, ma nella nostra noi non lo avvertiamo più, perché è l'alito stesso della vita. Mi spiego? Ah, vedo che lei dice di sì. Deve essere un bel piacere per lei questo di andare, di immaginare tutte queste cose. Piacere? Io? Mi dica un po'. È stata mai a consulto da qualche medico bravo? No, perché non sono mica malata. Non si allarmi, no. Glielo domando per sapere se ha fatto attenzione in casa di questi medici bravi alla stanza dove i clienti aspettano il loro turno per essere visitati. In effetti una volta ho dovuto accompagnare una mia figliola che soffriva di nervi. Ah, non voglio sapere. Dico quelle stanze. Ci ha fatto attenzione? Divano di stoffa scura, di foggia antica, quelle seggiole imbottite, spesso scompagne, quelle poltroncine, è roba comprata di